Salve a tutti, amici di scommesse.com e interecessioni.com e benvenuti in questo nuovo video sul nostro pronostico della 36esima giornata di Serie A. La 36esima di campionato andrà in scena da venerdì 10 a lunedì 13 maggio e vedrà gli scontri decisivi per l'Europa, che conta tra Napoli e Bologna e Roma e Atalanta. Di seguito i nostri pronostici. I pronostici della 36esima giornata vedono Frosinone Inter x2, Napoli Bologna over 1,5. Milan-Cagliari 1x, Lazio-Empoli 1x, Genoa-Sassuolo over 1,5, Verona-Torino under 3,5, Juventus-Salernitana 1, Atalanta-Roma gol, Lecce-Udinese under 3,5, Fiorentina-Monza 1x. Partiamo con Frosinone-Inter. Nonostante la seconda sconfitta in questo campionato per l'Inter, i neocampioni d'Italia sono ancora la squadra più forte del campionato e difficilmente assisteremo un secondo scivolone. Per quanto riguarda il Frosinone, sta ancora lottando per avere la salvezza matematica. Prevediamo una partita decisamente a favore dei nerazzurri. Per non rischiare troppo, puntiamo comunque sulla doppia chance x2. Napoli-Bologna. Il primo big match di giornata è quello che andrà in scena al Maradona sabato pomeriggio. Dopo il pareggio contro l'Udinese, il Napoli vede allontanarsi sempre di più la zona Europa League e rischia anche di farsi superare dalla Fiorentina e dire addio alla Conference. Il Bologna, invece, ha l'occasione di mettere un'ulteriore garanzia sulla Champions League e potrebbe accontentarsi anche di un pareggio. Non per questo giocherà sulla difensiva e, anzi, sfrutterà al massimo i buchi difensivi lasciati dal Napoli, che deve per forza attaccare. L'over 1,5 è la nostra scelta per questo match. Milan-Cagliari. L'incredibile 3-3 del Milan in casa col Genoa ha confermato la grande capacità offensiva dei rossoneri e al tempo stesso ha evidenziato la difficoltà di rendimento degli ultimi tempi. L'ultima vittoria risale infatti al 6 aprile scorso, 3-0 contro il Lecce, e da allora, considerando anche l'Europa League, ben 3 sconfitte e 3 pareggi. Non va meglio il Cagliari, che segue più o meno lo stesso andamento della squadra dei Pioli, ma nel caso degli isolani ogni punto è prezioso in ottica salvezza. Contro il Milan proveranno a chiudersi nella propria area ripartendo velocemente e chissà che non ci scappi un gol già nei primi minuti. L'1x ci sembra comunque la scelta più probabile. Lazio-Empoli. Ennesimo risultato utile per la Lazio in trasferta contro il Monza, il quarto nelle ultime 5 gare, e posizione in classifica che si fa alquanto interessante, più 5 dal Napoli e meno 4 dalla Roma. Con 3 partite a disposizione, tutto è possibile e i biancocelesti credono fortemente nel sorpasso. L'Empoli, invece, rischia ancora molto poiché i punti di Udinese, terz'ultima, sono solo 2. La partita di andata si chiuse con un netto 0-2 a favore degli Aquilotti e crediamo che anche domenica possa ripetersi un risultato simile. L'1x è quindi la nostra scelta per questo match. Genoa-Sassuolo. Il Genoa ottiene un rocambolesco e alquanto inaspettato pareggio a San Siro, mentre il Sassuolo conquista un'altrettanto inasperata vittoria contro l'Inter. Con queste premesse la partita di domenica si preannuncia altrettanto spettacolare e ricca di gol ed emozioni. Puntiamo quindi sull'over 1,5. Verona-Torino. Il Verona vince e convince. Contro la Fiorentina conquista 3 punti fondamentali in chiave salvezza e ora la Serie B dista ben 4 punti. Contro il Torino, che ha il merito di fermare parzialmente il Bologna, avrà l'occasione per confermare la permanenza in massima serie, con 2 giornate di anticipo. Lo 0-0 dell'andata e le ultime prestazioni di entrambe ci spingono a puntare sull'under 3,5. Juventus-Salernitana. Sembra che la Juventus non sappia più vincere. 4 pareggi consecutivi e solamente 4 gol realizzati nelle ultime 7 di campionato. Un andamento che scontenta tutti, dai tifosi alla dirigenza. Con la Salernitana, l'ultima in classifica è già retrocessa, non è concesso altro risultato se non la vittoria e dunque puntiamo sull'1 fisso pagato 1,12 da Snai. Atalanta-Roma. Il secondo big match di giornata arriva nel momento clou della stagione, dove entrambe si giocheranno tutto negli spazi di pochi giorni. Giovedì sera, infatti, saranno chiamate ambedue a dare il massimo per il ritorno alle semifinali di Europa League,
ma in questo scenario la Roma è nettamente sfavorita rispetto all'Atalanta. La squadra di De Rossi, infatti, dovrà prima violare in direzione di Leverkusen per sperare nel miracolo sportivo contro i campioni di Germania e dopo solo 4 giorni volare di nuovo in direzione Bergamo per sperare in un posto in Champions League. La Dea invece giocherà in casa contro l'Olympic Marsiglia da favorita e attenderà l'arrivo di giallorossi al Gewiss Stadium. L'1x potrebbe essere l'alternativa da giocare all'esito gol, più riscoso ma pagato decisamente meglio. Lecce-Udinese. Il tabellino dell'ultima giornata di campionato riporta il risultato di 1-1 tra Lecce e Cagliari, così come l'1-1 è il risultato della partita tra Udinese e Napoli. Il caso vuole che l'1-1 sia anche il risultato della partita di andata tra le due compagini e quindi ci sono buone probabilità di assistere ad un altro pareggio con lo stesso risultato. D'altronde i friulani ci hanno abituato a risultati del genere in questo strano campionato caratterizzato da ben 18 pareggi. L'andata tra mezzo potrebbe essere la scelta più prudente del pareggio. Fiorentina-Monza. Chiudiamo la 36esima giornata con Fiorentina-Monza, una partita che prevediamo possa chiudersi con la vittoria dei Viola, anche considerando lo 0-1 dell'andata. L'1x è la nostra scelta per il match di lunedì sera al Franchi. Ti offriamo i pronostici su tutte e 10 le sfide di giornata, consigliandoti però di selezionare solo 2 o 3 da inserire in una o più schedine multiple. In questo modo avrai maggiore probabilità di ottenere una vincita. Se non sai quale partite selezionare, in fondo all'articolo troverai la nostra schedina vincente. Ed ora è arrivato il momento della nostra schedina vincente. La nostra schedina vincente della 36esima giornata vede Frosinone-Inter x2 a 1,16, Juventus-Salernitana 1 a 1,12, Atalanta-Roma gol a 1,60, moltiplicatore 2,07 volte la posta. Se volete ottenere il bonus di SNAI da 325€, dovete cliccare sul primo link in descrizione. Ora vi mostro come fare. Se siete da PC dovete scorrere il video, cliccate sul primo link in descrizione, dopodiché vi si aprirà questa pagina. Ora cliccate su avanti e compilate i campi richiesti. Se invece siete al cellulare dovete premere il pulsante in alto a destra. Poi cliccate sul primo link in descrizione, vi si aprirà questa pagina, cliccate su avanti e compilate i campi richiesti. Vi ricordo inoltre che tutti i bookmaker presentati nel nostro canale sono legali al 100% e in possesso di licenza rilasciata dall'agenzia Dogane Monopoli che ne garantisce sicurezza e affidabilità. Prima di terminare il video vi ricordo che se volete ottenere il bonus di Goldbet da 330€ dovete cliccare sul secondo link in descrizione. Ora vi mostro come fare. Se siete da computer dovete scorrere il video, cliccare sul secondo link in descrizione, dopodiché vi si aprirà questa pagina, ora cliccate su registrati e compilate i campi richiesti. Se invece siete da cellulare dovete premere il pulsante in alto a destra, dopodiché cliccate sul secondo link in descrizione, vi si aprirà questa pagina, ora cliccate su registrati e compilate i campi richiesti. Se siete interessati al mondo delle scommesse vi consiglio vivamente di dare un'occhiata a questo canale professionale e soprattutto gratuito, ovvero scommesse, commenti e recensioni.com. Vi metto il link in descrizione. Dateci un'occhiata ragazzi, mi raccomando, troverete pronostici sul calcio a 360 gradi, redatti da professionisti, sempre aggiornati e soprattutto sempre gratis.